La didattica a distanza, che è diventata la modalità di lavoro quotidiana per tutti gli insegnanti da qualche settimana in qua, è ormai passata dall'essere una soluzione d'emergenza da adottare per mantenere i rapporti con i ragazzi, per portare avanti le attività nel desiderio, nella speranza di tornare quanto prima a stare fisicamente insieme negli istituti scolastici, ormai è passata ad essere una modalità usuale e standard di fare lezione. Allora, il senso di questo video oggi è di riflettere su quelli che sono gli obiettivi del fare didattica a distanza. La proposta su cui io voglio invitare a soffermarsi è basata su una domanda fondamentale, cioè qual è il tipo di apprendimento che l'insegnante che tu, che voi state stimolando nel fare didattica a distanza. Sappiamo come dentro il calderone della didattica a distanza c'è moltissimo. La questione per me più importante è quanto state adottando una logica e un approccio di progettazione dell'esperienza di apprendimento degli studenti che sia tale da favorire un apprendimento significativo. Che vuol dire questo? Beh, l'apprendimento per essere significativo deve avere alcune caratteristiche. Deve essere un apprendimento attivo. Vuol dire che deve coinvolgere il singolo studente e renderlo corresponsabile della propria esperienza di apprendimento. Vuol dire condividere con lo studente quelli che sono gli obiettivi cognitivi legati all'esperienza che sta facendo. Quindi non semplicemente adottare una logica trasmissiva, ma invece adottare tutta una serie di strategie che mirano al suo coinvolgimento. Un apprendimento diventa significativo quando è costruttivo. Che vuol dire costruttivo dal punto di vista della teoria del funzionamento della mente? Vuol dire un apprendimento che stimola costantemente dei processi paralleli e conseguenziali di assimilazione e di apprendimento. Vuol dire che costantemente, da un lato, occorre risvegliare le conoscenze previe degli studenti, ad esempio, e aiutarli ad integrare ciò che già sanno con le vostre proposte in termini di contenuti. Un apprendimento per essere significativo deve essere collaborativo. Che vuol dire collaborativo? Vuol dire che deve il più possibile consentire allo studente di esprimersi, di parlare, di confrontarsi. Vuol dire usare la relazione. Credo che questo costituisca uno snodo molto delicato nel momento in cui si è passati da una didattica di fisicità, di prossimità, ad una didattica a distanza. L'apprendimento, deve essere contestualizzato, vuol dire che il più possibile deve essere collegato alla, realtà. Essere collegato a dei compiti che hanno senso anche nel mondo reale. Infine, un apprendimento è significativo quando è riflessivo, cioè quando offre agli studenti la possibilità di riflettere, organizzare, riorganizzare ciò che hanno appreso in nuovi modi e riflettere su quelli che sono i processi di apprendimento. Allora, se questo è l'apprendimento significativo, lo stimolo che io vorrei dare
rispetto ad una didattica a distanza che potrebbe essere comunque più rispondente a questo obiettivo, passa anche dal riflettere su quali sono le operazioni che con più facilità favoriscono questo tipo di apprendimento. Allora, degli esempi sono per esempio attività di scrittura, quindi non solo l'ascolto, ma il poter produrre qualcosa. Ci sono tecniche di tipo collaborativo che aiutano a fare questo, ma diciamo, prima di entrare nel merito della parte collaborativa, credo sia importante semplicemente focalizzarci su quali sono operazioni utili che poi possono essere fatte, proposte individualmente o in modo collaborativo. Quindi la scrittura è uno, attività di tipo esplorativo sono altre, l'investigazione, una logica di problem solving è un altro modo, questi sono solo tre esempi. Allora, la mia domanda per voi è: state per caso stimolando in qualche modo l'apprendimento significativo? State usando per caso uno o più di questi modi di coinvolgere attivamente i vostri studenti? Allora, da un punto di vista generale, l'apprendimento significativo può essere stimolato sia da una didattica a distanza asincrona che da una didattica a distanza sincrona. Dal punto di vista della didattica asincrona, vuol dire costruire dei compiti, delle attività di approfondimento, di studio, di apprendimento individuale oppure collaborative che costituiscono, che hanno in sé degli aspetti comunque di didattica attiva. Quando scegliete invece una modalità sincrona, è importante focalizzarsi sul come stimolare il coinvolgimento attivo. Ora, questo è possibile farlo sia in maniera, diciamo, individualistica, e cioè coinvolgendo gli studenti in maniera sequenziale, cioè uno per volta, oppure usare modalità collaborative, modalità cooperative che invece consentono di favorire il coinvolgimento attivo individuale in una logica di piccolo gruppo. Il piccolo gruppo è sia la coppia che 3-4 persone al massimo. Ora, io non mi soffermo sugli aspetti tecnici perché in questo senso in rete c'è tantissimo. Mi soffermo piuttosto sui principi di fondo del perché conviene scegliere di usare delle metodologie didattiche attive e partecipative. Perché oltre ai principi, diciamo, di apprendimento significativo, dell'essere attivo, dell'essere riflessivo, coinvolgono un altro principio importante, cioè l'utilizzo strategico della collaborazione per andare a sviluppare e a crescere e stimolare non semplicemente il coinvolgimento attivo fine a se stesso, ma l'apprendimento che è legato al essere stimolato da modalità di relazione. Ci sono tanti modi, potete usare strategie in cui i documenti possono essere sviluppati online in maniera collaborativa. C'è ormai la possibilità di creare stanze di lavoro e quindi di far lavorare in piccoli gruppi gli studenti. Insomma, cioè, ci sono moltissimi esempi, in rete ce ne sono già tanti.
Io credo, per me l'importante è che voi vi soffermiate sul pensare, ma che cosa voglio che i miei studenti ottengano costruendo in questo modo l'esperienza di apprendimento? Che tipo di apprendimento sto sollecitando? Quanto coinvolgimento attivo sto stimolando? Perché questo diventa una chiave per sviluppare, sperimentare una didattica a distanza che per gli studenti sia più piacevole. Non sottovalutiamo l'aspetto della piacevolezza, perché il piacere è uno degli aspetti importantissimi da legare all'apprendimento. Quindi, in conclusione, io vi invito a tenere presente quanto l'apprendimento significativo possa essere una chiave con cui pensare e ripensare la vostra azione didattica, qualunque forma poi concretamente essa prenda. Il mio stimolo esplicito da esperta di metodologie partecipative è proprio quello però di, se non lo avete ancora fatto, di cominciare a farlo, magari delle piccole esperienze di coppia. In questo senso bisogna un po' leggere, studiare, curiosare in giro, quindi anche che sia anche un vostro apprendimento significativo rispetto a questa che è una competenza professionale importante che può e deve crescere. Come compito per casa io vi lascio semplicemente la lettura di un articolo di un mio collega di scintille.it, che è Claudio Berretta, il quale proprio recentemente ha sul nostro sito postato un articolo su un'esperienza di apprendimento a distanza di tipo collaborativo. Vi ringrazio. Thank you.